È durata poco la permanenza in carcere dei primi tifosi arrestati dopo gli scontri in autostrada di domenica scorsa. Filippo Lombardi ed Emiliano Biggi, i due ultra fermati a Roma, infatti sono tornati a casa dopo che il giudice non ha riconosciuto i requisiti di necessità e urgenza per l'arresto in flagranza differita per rissa aggravata. Da parte sua il giudice di Arezzo ha scarcerato Martino Di Tosto, il tifoso che dopo gli scontri si è presentato in ospedale con una ferita alla gamba. Per lui ha disposto l'obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza, in attesa del processo che inizierà il 25 gennaio. Ora si aspetta l'udienza a Napoli del quarto arrestato, tutti ben conosciuti dalle forze dell'ordine. Lombardi nel 2018 partecipò agli scontri a Liverpool prima della semifinale di andata della Champions League, durante i quali venne gravemente ferito un tifoso inglese che rimase sulla sedia a rotelle. Lombardi è stato assolto per quell'aggressione ma condannato a 3 anni per i tafferugli. Di Tosto nel 2013 assalì il pullman dei tifosi del Verona, già sottoposto in passato a DASPO. Circa 200 dei 300 tifosi sono già stati identificati. Ora gli investigatori stanno cercando, tramite le immagini, di risalire ai nomi degli altri. A tutti potrebbero essere contestati altri reati, come l'interruzione di pubblico servizio, visto che per quasi un'ora l'autostrada è stata bloccata, con gravi conseguenze per gli automobilisti che hanno rischiato anche di essere colpiti da sassi e molotov. Minuti di follia collettiva, durante i quali anche molti altri tifosi sarebbero stati feriti, senza presentarsi ai pronto soccorso. A testimoniarlo ci sarebbero le parole dei vari gruppi di tifosi sulle chat girate subito dopo gli scontri. Ci saranno decine di DASPO, ha assicurato il ministro degli interni Piantedosi, che oggi incontrerà i vertici della federazione della Lega Calcio. Il ministro dello sport Abodi e il capo della polizia promettono il pugno duro.